È tornato completamente agibile il primo lotto dei padiglioni monumentali del cimitero di Cartecchio, danneggiati dal sisma. Un intervento reso possibile grazie ai fondi ottenuti dalla Protezione Civile e arrivati al termine di un'interlocuzione tra l'amministrazione comunale, l'ex capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, e al quale seguiranno i lavori sugli altri 5 lotti che termineranno entro la primavera, restituendo a tutti i cittadini la possibilità di tornare a portare un fiore o recitare una preghiera per i propri cari. Un intervento a tempo di record subito dopo il mio insediamento a febbraio 2020. Insieme al sindaco abbiamo incontrato l'ingegner Borrelli, il capo della protezione civile di allora, e insieme a Giovanni Legnini, al commissario per la ricostruzione, riuscimmo a reperire questi fondi, fondi che poi sono stati messi immediatamente nelle condizioni di poter andare velocemente perché è stata fatta la progettazione, è stato fatto l'appalto. Abbiamo indovinato a dare come stazione appaltante all'ufficio tecnico del Teramo Ambiente. L'ingegner Giosuè è stato veramente bravo, non all'altezza della situazione, veramente professionale. La ditta ha eseguito i lavori e adesso l'unico problema è il reperimento dei materiali, ma per marzo, massimo aprile, dovremo riavere totalmente liberato tutto il cimitero. Era un impegno che ci avevamo presi, una cosa importante. E il cimitero sarebbe stato lasciato così, perché dal 2016 che è chiuso e non era neanche possibile avvicinarsi. La prima cosa che abbiamo fatto in occasione delle festività dei morti, attraverso la Protezione Civile, di poter accompagnare le persone a fare la visita, adesso riapriamo e lo restituiamo alla città.